Ciao a tutti, sono Antonio Mercurio, contrabbassista. E io Tommaso Rivieri, tecnico del suono. Abbiamo deciso di realizzare questo video per dare una serie di consigli tecnici, grazie a Tommaso, per aiutare a capire come microfonare un contrabbasso, soprattutto per la musica classica, un contrabbasso solista. E vedremo quali tipologie di microfoni, come utilizzarli e più avanti vedremo anche un piccolo e breve setup su come registrare. Utilizzeremo più tipi differenti di microfoni, in realtà con caratteristiche similari, però di produttori differenti, con all'interno piccole differenze che ci serviranno per capire quali possono essere le differenze fra un microfono e un altro, a livello timbrico e a livello soprattutto di restituire quelli che sono i transienti, le dinamiche che un musicista va a cercare, perché la cosa fondamentale quando si lavora con la musica classica sicuramente è quella di cercare di mantenere, di riprodurre nella maniera più fedele possibile quello che esce già dallo strumento. Lo strumentista impiega tanto tempo per imparare a sfruttare le dinamiche, a sfruttare vibrato, interazione, ed è giusto che questo venga messo in risalto e non coperto da una registrazione fatta nella maniera sbagliata. Esatto, sì. Come e dove posizionare il contrabbasso per la registrazione? È un elemento fondamentale. Non c'è una maniera scientifica per capirlo, se non appunto il fatto che magari un contrabbasso è meglio non farlo suonare vicino a un angolo, perché un angolo tende ad amplificare tutto quello che sono le basse frequenze. Quindi la cosa migliore qual è? La cosa migliore tendenzialmente è quella di posizionarsi centrale nella stanza, lontani dalle pareti. Questo per evitare che le prime riflessioni siano molto vicine alla stanza. Ovvio, se la stanza fosse un minimo trattata acusticamente, che può voler dire anche solo delle tende pesanti, può voler dire anche solo dei materassi, un tappeto, assolutamente, questo già aiuta tantissimo. La cosa migliore in assoluto, se uno avesse la possibilità, diciamo, è quella di mettersi in una situazione ovviamente di home recording, non in uno studio, con le spalle rivolte a un armadio o qualcosa che attutisca, un armadio aperto. Che assorba, esatto. Okay. Un armadio aperto con dentro i vari vestiti, così che diano a assorbire. Questo perché? Perché la parte più sensibile di ogni microfono è sempre quella frontale, dove noi abbiamo il nostro strumento. Quella laterale e quella posteriore, naturalmente, per come è progettato un microfono di tipo cardioide, che sono quelli che utilizziamo per la maggior parte, in questo caso va a attenuare la risposta in frequenza della mia capsula. Altra cosa da chiarire è che in realtà ci sono degli altri device molto, molto usati che hanno una presa diretta, però questo vuole essere un passo in più, no? per avere più qualità nel suono. Certo, diciamo che macchine tipo gli Zoom, tipo tutte queste registratori portatili che fanno sia video che audio, magari hanno alcuni sicuramente degli ottimi microfoni già integrati. Questo assolutamente, però non ci permettono, per esigenze video, di posizionare il microfono nel punto corretto, perché magari una camera per fare un video deve essere posizionata a 2-3 metri di distanza, che in un ambiente come un auditorium potrebbe anche funzionare, perché c'è un'ottima acustica e prendiamo anche l'acustica. In un ambiente come una casa, tendenzialmente l'acustica non è ottimale, perché le stanze sono quadrate. Ma comunque anche la qualità, no? Cambia. Anche la qualità del microfono, assolutamente. La scelta stessa del microfono cambia. La scelta stessa del microfono cambia. Il minimo per registrare è un microfono, come dicevi giustamente. Perfetto. Quindi non abbiamo bisogno di molto di più. Okay. Questo microfono andrà collegato a una scheda audio. Sì. Questa scheda audio andrà collegata al nostro computer. Qual è il compito della scheda audio? Il compito della scheda audio è quello di amplificare il segnale proveniente dal nostro microfono attraverso il gain, che è il guadagno che noi possiamo dare. Certo. In alternativa alla scheda audio possiamo comunque utilizzare dei registratori portatili che a un prezzo contenuto e in maniera molto più semplice ci permettono comunque di ottenere un'ottima qualità audio. Ovviamente i registratori portatili devono essere disposti di ingressi microfonici per poter utilizzare sorgenti esterne a quelle già in dotazione del registratore stesso, e poi dovremmo trasferire tutti i file che andiamo ad acquisire direttamente sul nostro computer. Sicuramente ad ascoltare da un telefonino che di solito taglia verso 300 Hz, che è molto in alto, un contrabbasso è complicato, questo sicuramente. Però dobbiamo pensare al fatto che le nostre registrazioni non saranno sentite esclusivamente da un telefonino. Certo. Quindi come possiamo lavorare? Come dicevo prima,
compito fondamentale di quando ci si occupa di musica classica è restituire al meglio il prodotto, e nella maniera più fedele possibile. Quindi cercare di equalizzare il meno possibile, andare solamente a pulire quelle che sono le risonanze delle stanze e andare a linearizzare quella che è la risposta del microfono. Quindi il modo migliore, secondo me, per far uscire un contrabbasso da un telefilmino più che equalizzare è lavorare su delle saturazioni, perché la saturazione va ad aggiungere l'armonica a quello che è il suono dello strumento senza snaturarlo però. Quindi ci rende più comprensibile, più semplice l'ascolto da un device che non riproduce frequenze così basse, pur però mantenendo il suono intonso, quindi se noi andiamo ascoltando un'altra parte non sentiamo degli artefatti che si aggiungono. Oggi parleremo in realtà solamente dei microfoni a condensatore, che sono una categoria di microfoni. Esistono i dinamici e altri tipi di microfoni. I microfoni a condensatore a loro volta si dividono in microfoni a condensatore a diaframma largo o stretto. Perfetto. Diaframma largo come questo qua, diaframma stretto come questi qui invece che vediamo ai lati. Perfetto. La differenza qual è? È sostanzialmente che più una capsula è piccola, in realtà a differenza di quello che si crede, meno va a creare artefatti all'interno del suono, meno va a sporcare quello che è il suono. Addirittura le capsule per le misurazioni ambientali, che sono quelle più lineari possibili, hanno una grandezza che di solito è inferiore ai 17 mm. Quello che consiglio io è, nelle riprese di musica classica, di sfruttare infatti i microfoni a diaframma stretto, nonostante molto spesso si vedano microfoni a capsula, con una capsula larga in utilizzi orchestrali. Questo dato dal tipo di timbro che si cerca di ottenere. Non è detto che un microfono sia giusto o sbagliato, è giusto quello che noi vogliamo ottenere. Quello che analizzeremo oggi è un setup molto basico, cioè partendo da un microfono fino a due microfoni, giusto? Cioè quello che sarà il mono e poi stereo. Ovviamente ci sono tantissime altre possibilità, cioè aggiungere dei microfoni di ambiente esatto. Diciamo che dipende tutto molto da cosa dobbiamo registrare e perché dobbiamo registrarlo, questo sicuramente. Però quello che vogliamo fare è avere un setup minimo, perché ognuno di noi a casa possa davvero registrare in maniera che si avvicini al più professionale possibile ed avere un ottimo risultato della resa timbrica. Per la registrazione di oggi utilizzeremo come microfono a capsula larga un Lewitt 440 Pure e come microfono a capsula stretta un LCT 140 Era. Per la registrazione stereo utilizzeremo questi LCT 040 e sono una coppia matchata. Parliamo adesso delle registrazioni mono, quindi sfruttando un microfono a diaframma largo, cosa vogliamo ottenere? Tendenzialmente, se facciamo questa scelta, è dove lo posizioniamo. Vogliamo ottenere un suono che può essere un po' più caldo, tendenzialmente, un po' meno definito potrebbe essere, e un pelo meno veritiero. Cosa che non è per forza negativa, nel senso il timbro che ci piace è perfetto. A che distanza devo mettere? Allora, tendenzialmente il microfono viene posizionato a 1,20 m di distanza circa dallo strumento, posizionato a 1,20 m circa, poi ovviamente dipende da una persona come sta seduta, diciamo altezza capotasto più o meno, e inclinato di quasi 45 gradi. Questo perché per cercare di prendere la parte bassa, ma anche per dare l'idea del microfono come lo ascolteresti, cioè quindi uno strumento non lo ascolti con l'orecchio vicino, certo, alle F per intenderci. Quindi distanza dallo strumento? Un metro. Distanza da terra? Da un metro e venti a un metro e cinquanta. Cosa cambia se abbasso l'altezza del livello? Allora, cambia. Se io decido di tenerlo più basso, probabilmente, poi bisogna vedere all'interno della stanza, avrò più basse e avrò meno dettaglio sulla parte acuta. Che quindi funziona meglio, secondo me, in quello che è il, diciamo, un contrabbasso o uno strumento comunque in orchestra rispetto a uno strumento solista. Avvicinando il microfono con un microfono cardioide capsula larga, quindi se fosse un microfono omni non avremmo questo problema, non così tanto, entriamo dentro quello che è l'effetto prossimità, viene chiamato effetto prossimità, ovvero più noi avviciniamo uno strumento meno dispersione di basse ci sono, quindi più basse noi sentiamo. E questa non è una cosa positiva tendenzialmente, a meno che non sia un effetto voluto. Possiamo utilizzare anche i microfoni a capsula stretta, che come abbiamo già detto prima ci permettono di avere una fedeltà maggiore rispetto alla realtà dello strumento. In questo caso potremmo posizionarlo all'incirca un metro di distanza, un metro di altezza, cercando di posizionarlo al centro dello strumento. Come si fa una microfonazione stereo? Tendenzialmente si prendono due microfoni, il più simile possibile, quindi o stesso produttore o se possibile matchati. Matchati cosa vuol dire? Che sono stati prodotti molto vicini l'uno all'altro, quindi hanno delle caratteristiche molto simili. Alcune volte addirittura i componenti elettronici si vanno a selezionare per avere i valori più simili possibili. Questi microfoni li andiamo a posizionare grazie all'aiuto tendenzialmente di una barra stereo, quando noi andiamo a prendere uno strumento solista, sempre non quando andiamo a prendere un'orchestra,
E questa barra stereo ha una, ovviamente ne esistono di diversi tipi, tendenzialmente va dai 15 ai 30 cm di distanza. Diciamo lo stereo può venire in tre modalità, due molto simili che sono la ORTF e la XY, in cui i microfoni vengono fatti incrociare. Uno è la ORTF, la distanza si prende fra, cioè vengono fatti incrociare, diciamo la parte coincidente è il retro del microfono, mentre nell'XY sono le capsule coincidenti. Oppure AB, dove i microfoni vengono posizionati paralleli fra di loro. E queste due tipologie, queste tre tipologie di ripresa danno tre effetti ovviamente diversi. Diciamo la differenza fra una tipologia o l'altra di ripresa consiste nella parte centrale, ovvero noi abbiamo una ripresa stereofonica molto fedele, ma andiamo sempre a bucare un po' il centro. Quindi se sono distanti... Quindi più sono distanti, più il centro sarà scoperto, quindi avremo meno il focus dello strumento vero e proprio. Più sono vicini, più avremo il focus dello strumento, ma ci mancherà la parte stereofonica. Questo dipende molto da uno che il tipo di effetto che vuole ottenere. Tendenzialmente a me piace molto utilizzare la tecnica AB. In questo caso possiamo anche pensare, per il tipo di microfono che è quello a diaframma stretto, di posizionarlo un po' più in basso rispetto al capotasto di cui parlavamo prima, quindi di tenerlo all'altezza di circa un metro da terra. Perfetto, ascoltiamo le differenze. Certo. Grazie per l'attenzione, speriamo che questo video sia stato utile. Ciao da Antonio. Ciao Tommaso.